quella non è droga, come si fa? No, a parte che quella non è droga, cioè quella non è qualificata, non allora, è classificata. Ti posso dire due cose che mi hanno fatto incazzare oggi, una cosa che riguardano tutte e due le cose di femminismo, lo so che tu sarai a favore di queste cose qui. Tu pensa che a Milano, leggevo, a Milano, il comune di Milano, io voglio capire chi è che l'ha proposto, perché sarebbe, non dico da impiccare perché è un'esagerazione, però è da capire la mentalità perversa, la mentalità malata. Cioè il consiglio comunale, per iniziativa di una donna, una tale che si chiama, non mi ricordo come, di cognome Vasile, sì esatto, ovviamente del PD, Sava Sandir, che siccome è stato scoperto che ci sono 121 monumenti e nemmeno uno dedicato a una donna, 121 monumenti a Milano, nemmeno uno dedicato a una donna, io dico, e sti grandissimi cazzi, vogliono metterne uno con una donna, una statua, un monumento, ma vabbè, ti pare una cosa normale a te? Se fino adesso non ce n'è nemmeno uno, non è perché sono maschilisti, il complotto degli monumenti, il complotto delle statue. Sì, no, questo mi sembra assurdo. Dai. Mi sembra assurdo. Un'altra follia a Bolzano, da un'altra parte, dove un liceo, dei ragazzi hanno fatto una lista, l'hanno chiamata Figa Advisor, dalla più alla meno bombabile, ti giuro, dalla più alla meno bombabile. Beh, sono stati messi così in punizione, la rivolta della scuola, la rivolta del preside, la rivolta delle ragazze. Ma ragazzi, ma quando eravamo noi giovani, io e te che siamo due vecchi, ma tutti quanti voi che siete all'ascolto, più giovani eccetera, ma non lo dite per strada ai vostri amici, quella me la scoperei, quell'altra fa schifo, quell'altra c'ha le tette belle, quell'altra c'ha il culo, ma è così la vita, ma è bellissimo, voglio abbracciarli, si sono anche pentiti questi, ti credo, dai, ma la roba di ma che cazzo ti penti, hai fatto una cosa cattivo gusto assoluto Figa Advisor. Ma un conto era la battuta che tu potevi fare all'amichetto, cioè un conto è lista privata, non è che hanno affisso, non è che hanno messo i manifesti fuori dalla scuola. Vergognoso, meno male che hanno chiesto scusa, meno male, guarda.